私たちを捨てた父が死んだ。肌違いの妹を残して。しずちゃん、鎌倉に来ない？え？一緒に暮らさない？4人で。Due anni dopo il premio della giuria vinto con Father and Son, il regista giapponese Hirokazu Koreeda torna sulla Croisette con Our Little Sister per raccontare nuovamente piccole storie di famiglia animate da affetti sinceri. Un film tutto al femminile, con tre sorelle che al funerale del padre, che l'aveva abbandonata 15 anni prima, incontrano la loro sorellastra, una graziosa adolescente che accetta l'invito di andare a vivere con le tre giovani donne. L'arrivo della ragazza nella grande casa di famiglia è l'occasione per ripensare, nell'arco di tre generazioni, nonni, padri e figli, ai rapporti incrociati con i propri genitori, incomprensioni e distacchi rimasti sotto pelle, mai rimarginati, ma che ora possono essere riassorbiti con la condivisione delle piccole cose. Cucinare insieme un liquore di prugne, indossare il kimono e festeggiare in giardino con i fuochi d'artificio, pregare di fronte ad un piccolo tempio domestico in memoria dei defunti. 4人が本当の家族になるまでの1年間の物語。スズはここにいていいんだよ。ずっと。海町ダイアリー。 Our Little Sister è un film dai gesti pacati, dalle parole quasi sussurrate, dove si respira un'intima complicità, un senso di solidarietà, per l'appunto tutto al femminile. Non tanto e non solo buoni sentimenti sullo schermo, ma sentimenti buoni, ispirati proprio al rispetto reciproco, al ripensamento del passato, al perdono. Koreeda, com'è nel suo stile, procede con una narrazione quieta, senza lampi di genio, ma avvolgente, illuminata dalle quattro giovani interpreti. Il Giappone ipertecnologico è davvero lontano in Our Little Sister, è la provincia, con i suoi ritmi allentati, i suoi tempi vuoti, a fare da sfondo alle vicende. Il cinema di Ozu è dietro l'angolo, è una corsa in bicicletta su una strada fiancheggiata dai ciliegi in fiore, resta a lungo nella memoria sui titoli di coda. Matane. Ikimasu.